porte del centro cittadino si innalzano il convento dei Padri Agostiniani e l'annessa chiesa di Sant'Antonio Abate, quest'ultima arricchita da eleganti fregi e scolpiture, frutto delle sapienti mani degli scalpellini salentini. Il complesso conventuale è un'importante testimonianza della lunga presenza agostiniana nel territorio, fenomeno poi conclusosi nel 1809 con la soppressione monastica e la confisca dei beni. L'interno della chiesa conventuale ospita numerosi altari realizzati secondo i canoni dello stile del barocco leccese. Di grande pregio è l'altare maggiore, scolpito nel 1663 dal celebre artista alessanese Placido Buffelli. La chiesa di Sant'Antonio Abate rappresenta per Curzi un monumento di notevole pregio artistico e storico. Il Santuario della Madonna dell'Abbondanza è un altro gioiello architettonico della comunità di Curzi, legato alla vita religiosa del paese e alla devozione mariana degli abitanti. Immerso nel verde, l'edificio venne edificato sui resti di una cappella votiva, anticamente dedicata a Santa Maria del Melito, toponimo del luogo. Gli interni pittoreschi richiamano lo sfarzo decorativo della civiltà del barocco e la pietra scolpita e dipinta cui ama alternarsi alla ricca presenza di morbidi stucchi. L'altare maggiore della chiesa fu realizzato da Giovanni Donato Chiarello di Copertino, importante artista del Seicento. Il sacello custodisce un antico affresco della Vergine col Bambino, risalente al periodo quattrocentesco.